Un cordiale saluto a tutti gli utenti di Wisp Magazine, puntata numero 11 di UM News. Iniziamo ufficialmente la terza settimana di questo format di telegiornale sportivo. Nel weekend si è disputata la finale della Coppa di Lega 2014, primo trofeo messo in palio dalla Wisp Lega Calcio Pescara. Andiamo a vedere com'è finita la finale tra River United e Prosacco. Al Comunale di San Marco, Prosacco e River United si affrontano nell'incontro valevole per la finale di Coppa di Lega targata 2014-2015. Gli unici due precedenti tra le compagini corrispondono all'inaugurazione e all'epilogo della stagione appena trascorsa, con la formazione di Piano d'Orta che riuscì ad imporsi ai calci di rigore nella semifinale della medesima Coppa e nei playoff che hanno garantito l'accesso alla massima serie, condannando la Prosacco alla retrocessione nel campionato cadetto. Dirige la gara il signor De Bartolo, coadiuvato dagli assistenti di linea Manes e Ballone. Catalano subito pericoloso elude l'entrata di Colarossi, ma chiude il suo destro con la sfera che colpisce all'esterno della rete, dando l'illusione ottica del gol. La Prosacco ci prova con Alessandro Maselli che offre un traversone per Pace, ma la retroguardia libera. Parisi inizia la sfida con Di Giovanni Antonio, ma il suo esterno non inquadra la porta. Impreciso nell'impostazione, il capitano Di Rico regala il pallone a Marco Maselli che allarga per il fratello Alessandro, ma il suo tiro cross diviene imprendibile per Pace e termina sul fondo. La partita non concede attimi di sosta e Parisi indisturbato arriva fino al limite dell'area di rigore, impensierendo poi Di Giovanni Antonio con un preciso sinistro deviato dal numero 1 nerazzurro. La Prosacco crea poi due buone occasioni, ma Pace calcia al lato e Bora deve fare i conti con la pronta respinta di Cicchelli. Sul calcio piazzato Parisi testa i riflessi di Di Giovanni Antonio, abile a non lasciarsi sorprendere sul proprio palo di competenza. Una verticalizzazione trova impreparato Colarossi con Catalano subito in agguato, ma Di Rico arriva in ritardo sul suo ottimo servizio al centro. Il capitano del River United si fa perdonare poco più tardi, svettando di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, realizzando il momentaneo vantaggio allo scadere della prima frazione di gioco. Nella ripresa è ancora Catalano a generare apprensione, ma da posizione defilata non riesce ad angolare con Di Giovanni Antonio che fa buona guardia. Tamburo ci prova sul calcio piazzato, ma Cicchelli neutralizza in due tempi. Imprendibile anche sul versante opposto, Catalano supera mica Antonio prima e Nazzaro poi, ma Di Giovanni Antonio salvaguarda il risultato con Catalano che lo impegna nuovamente nel proseguo dell'azione, costringendolo a rifugiarsi in calcio d'angolo. La Prosacco riesce finalmente a pareggiare i conti, Alessandro Maselli approfitta dell'errore di Delle Lenti che prolunga il rilancio di Nazzarro, coordinandosi alla perfezione e trafiggendo l'incolpevole Cicchelli con la sfera che termina sotto l'incrocio dei pali. La Prosacco ci crede, Nazzarro serve Marco Maselli, ma il numero 10 non controlla al meglio con il suo cross di sinistro troppo lungo per i compagni. De Bartolo sancisce la fine delle ostilità al terzo minuto di recupero con la lotteria dei calci di rigore a decretare il vincitore. L'errore di Di Michele e la trasformazione di Di Giovanni Antonio sembrano spianare la strada ai nerazzurri, ma Alessandro Maselli che si lascia parare il rigore da Cicchelli e Schiavone che calcia alto sopra la traversa vanificano le reti di Amica Antonio e Tamburro, permettendo al River United di Filippo Nota di conquistare il primo trofeo stagionale. Piccianello Calcio, Wonder Procutus, Prosacco e River United hanno onorato pienamente il principio che regala il diritto di partecipazione alla Coppa di Lega, ovvero la classifica disciplina. Complimenti a tutte. River che dunque conquista il primo trofeo stagionale imponendosi ai calci di rigore sui nerazzurri. Andiamo a vedere, a leggere le dichiarazioni di alcuni protagonisti. Partiamo da Loris Nazzarro, centrocampista della Prosacco. Queste le sue parole. Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita, giocata ad alti ritmi per quasi tutti gli 80 minuti. Però nonostante le occasioni create, ci è mancata un po' di concretezza lì davanti. Nel secondo tempo abbiamo reagito benissimo allo svantaggio, riuscendo a pareggiare. Peccato per il risultato finale, ma questa sconfitta, seppure ai rigori, deve essere un motivo in più per spronarci e fare bene in campionato. Questo precampionato comunque ci ha dimostrato che abbiamo tutte le carte in regola per fare una stagione da protagonisti. River United che invece ha conquistato e vinto la finale, il mister Filippo Nota però ha la mente già rivolta al campionato, ringrazia per i complimenti ricevuti ma si proietta già alla massima serie che prenderà il via il 20 settembre. Queste le sue dichiarazioni in merito.
un campionato difficile dove cercheremo con sacrifici e grinta di dare il massimo in ogni partita. Di Gregorio, Parisi e Vellei sono senza preparazione e quest'ultimo purtroppo a fine ottobre ci lascerà e tornerà nella sua Ascoli. Da questa settimana dovrebbero aggregarsi al gruppo i centrocampisti Di Nunzio e Di Silvestro, gli attaccanti Gian Berardino e Brita, l'esterno Romanello e il difensore Tarquinio. Al di là dei nomi servirà soprattutto star bene atleticamente. Il nostro triplete, composto appunto dalla vittoria della Coppa Disciplina, la promozione nel massimo campionato e la Coppa di Lega, ha portato tanto entusiasmo e tutto questo aiuta il gruppo a migliorarsi sempre più, con tanta umiltà e con tanto lavoro. Primo trofeo dunque assegnato e categoria senior che prenderà il via il 20 settembre, il Mondo Over 40 invece inizierà il 10 ottobre, venerdì 10 ottobre. Questa settimana, o meglio la scorsa settimana, venerdì, si sono chiuse le iscrizioni per questo campionato. Si è chiuso a quota 22 società sportive. Si pensava che i sodalizi sportivi in realtà fossero 23. Purtroppo, però, dopo 2 settimane di stand-by, il Tirino Bussi ha optato per il famigerato anno sabbatico. Le ultime società sportive in ordine di tempo a ratificare l'adesione sono state il Real Pescara, la Istel Pescara 2000, il Calcion Francavilla di Antonio Verzilli che ha preso le redini della formazione dopo il saluto di Riccardo Clinco che ha approdato nel mondo senior con quelli della notte. E l'ultima, o meglio, la novità più grande, rappresentata dal Real Santa Fe, formazione di Mauro D'Annibale, che assieme alla nuova SD di Marcello Gianzante rappresentano le due nuove facce della scissione avvenuta all'interno dell'MDM Ascensori. Campionato che inizierà dunque il 10 ottobre, in settimana verranno stilati i gironi, così come gli accoppiamenti che scandiranno settimana per settimana il mondo over 40. Siamo dunque pronti a partire, sia per quanto riguarda i senior, il 10 ottobre come detto partirà anche l'over 40, è però attesa davvero a un impegno probante la squadra degli arbitri, il settore tecnico arbitrale si è riunito nella giornata di domenica mattina per dare le linee guida e le direttive appunto per la stagione ormai alle porte, presieduta dalla triade, chiamiamola così, composta da Manes, Vallone e Domenico De Bartolo. Sono stati dei colloqui e sono state, come detto, gettate le basi per la stagione che prenderà il via tra poco. Sentiremo nelle prossime edizioni i responsabili, i vertici del settore tecnico arbitrale, anche per valutare e soprattutto conoscere quali sono state le linee guida di questo appuntamento. Era questa l'ultima notizia della puntata numero 11 di UM News. Grazie a tutti per la cordiale attenzione. Vi consigliamo di restare aggiornati come sempre sul sito ufficiale della Wisp Lega Calcio Pescara, wispmagazine.it. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima edizione.